Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, Mondo Carriera Allenatore, io sono sempre Andre e oggi ragazzi, come ogni sabato, andiamo avanti con le nostre rose nel 2025. E la volta scorsa, quindi settimana scorsa, abbiamo visto il Chelsea e ragazzi, che dire, veramente uno squadrone della Madonna, una squadra devastante. E chissà invece questo Arsenal, spulciando ragazzi, non è che mi sia sembrata proprio un'altra formazione importante come il Chelsea, però magari può riservare delle sorprese. Prima di cominciare ragazzi, vi ricordo che domani mettete la sveglia alle 12:30 perché usciranno altre due carriere consigliate molto molto interessanti. Mi raccomando, mettete la sveglia perché domani non si scherza, sono due carriere bellissime. Ma ora, senza perdere altro tempo, partiamo. Andiamo subito in porta ragazzi e vediamo tre portieri, ma soprattutto vediamo un Mattia Perin, il primo italiano che vediamo in questa formazione, portiere 82 di overall, 32 anni ormai Perin, con 15 milioni di valore, ma a mio parere può ancora fare il portiere magari non proprio titolarissimo. Adesso andremo a vedere gli altri due, però così su due piedi assolutamente potrebbe giocare. Il primo è Altahil Bayindir, credo si dica così, comunque 81 di overall, 26 milioni, e direi che comunque ha delle buone statistiche non troppo differenti da Perin. Su questo c'è assolutamente da dire ragazzi, non è che sono proprio due giocatori completamente diversi, è diciamo che ha soltanto 10 cm in più d'altezza, diciamo così. Mentre il terzo, che è Arthur Okonkwo, inglese di 1,96, quindi anche lui altissimo, 69 di overall, delle statistiche però che sicuramente devono ancora crescere. Però devo dire che per avere 23 anni non è assolutamente male questo portiere. Devo dire che in realtà in porta ci siamo come non ci siamo, insomma si potrebbe far di meglio. In difesa ragazzi andiamo un po' a vedere perché spero ci sia qualcosa di interessante. Iniziamo con questo Daniel Ballard, non lo so ragazzi, 25 anni, 3 milioni 8 di valore, beh insomma 49 di accelerazione a 25 anni, insomma c'è qualche problema di base. Caio Henrique, terzino sinistro brasiliano, 27enne, 82 di overall con 29 milioni di valore, quindi in realtà un valore secondo me un po' troppo eccessivo per il giocatore che è, perché comunque sì, ottime caratteristiche in generale, però non spicca in niente, è un buonissimo giocatore, abbastanza equilibrato, però insomma 29 milioni sono abbastanza. Callum Chambers, giocatore che è qui all'Arsenal da una vita praticamente, 76 di overall, postato addirittura terzino destro, lui che mi sembra nasce come difensore centrale, non vorrei dire una cavolata, insomma ragazzi un giocatore comunque nella norma. Creswell sicuramente 35enne, poteva essere un buon giocatore magari 5-6 anni fa, insomma 35 anni anche lui mi sembra abbastanza cotto. Ibrahim Gardiner, altro inglese, abbiamo un 67 di overall, anche lui 58 di accelerazione, vabbè che lui c'ha 19 anni rispetto a Ballard 25 anni, insomma però male eh. Andrei Grbzic, scusate, Grbazic, difficile comunque, è un po' uno scioglilingua assurdo, 2,2 milioni di valore, mamma mia ragazzi, questo Arsenal, mamma ragazzi, passiamo avanti. Kolasinac c'è ancora qua, incredibile, 75 di overall, beh, ovviamente ottima forza di Kolasinac, è sempre stato uno molto molto grosso, molto forte, però non molto veloce e anche abbastanza poco tecnico. Lisandro Martinez, questo sicuramente è un signor difensore centrale che arriva dall'Ajax, un po' bassettino perché comunque è 1,78, quindi per lo standard, diciamo così, dei difensori potrebbe essere un po' bassettino, però devo dire che come potete vedere ha 91 di elevazione, 90 lettura difensiva, finalmente un difensore centrale decente, però uno non basta ragazzi, speriamo ci sia qualcos'altro. Philip Max, ecco lui potrebbe essere l'altro terzino titolare, insomma il primo in realtà terzino titolare che andiamo a vedere insieme a Lisandro Martinez sulla sinistra, magari un difensore centrale, un terzino sicuramente un po' più competitivo rispetto agli altri visti finora. Molina, terzino destro spagnolo, potrebbe essere un po' l'erede di Héctor Bellerín, che sappiamo è andato via al Betis mi sembra dopo l'Arsenal. Devo dire che insomma per essere 18 anni, 68 di overall, ha già una buonissima accelerazione, una buona agilità, abbastanza una buona lettura difensiva, quindi sicuramente può essere un giovane di molta molta prospettiva. Poi abbiamo Zane Monluis, credo inglese, 66 di overall,
Bah, insomma, pensavo peggio. Nuno Tavares, oh, lui in teoria dovrebbe essere buono, ragazzi. Questo terzino sinistro portoghese dovrebbe essere buono, e infatti lo è. 89 accelerazione, 87 velocità scatto. Però, ragazzi, ci serve un terzino destro, perché abbiamo Max e Tavares a sinistra, o uno dei due va alla destra, ma mi sembrano tutti e due mancini. Esatto, quindi insomma è un po' un problema. Anzi, attenzione, Timber, oh, eccolo qua, il secondo giocatore titolare che potrebbe essere a questo punto in difesa per l'Arsenal. Come vedete, un giocatore interessantissimo. L'unico problema è che sia lui che Martinez sono bassettini, tutte e due 1,78 e 1,79. La cosa che gli va bene, diciamo così, è che hanno 91 di elevazione entrambi, un 90 di forza, lui addirittura 92 di velocità scatto, quindi Timber tanta tantissima roba. Però ragazzi, ci manca sempre il terzino destro, che a sto punto, ragazzi, mi verrebbe da dire, potrebbe farlo Jurrien Timber, e l'altro difensore centrale potrebbe diventare Dan Axel Zagadou, perché lui sicuramente, come vedete dall'accelerazione, il terzino non lo può fare. Può essere una bellissima porta per In Timber, terzino destro, Zagadou, difensore centrale, insieme a Martinez, e o Tavares o Philip Max, terzino sinistro. Però ragazzi, c'è da dire che sicuramente troppe poche soluzioni per questo Arsenal in difesa. A centrocampo, ragazzi, speriamo che si rifaccia un pochino. Innanzitutto abbiamo questo Mikel Aziz, inglese, 73 di overall, 23 anni, insomma, andiamo avanti. Katalin Shirian, credo si dica così, un 22enne, centrocampista centrale, 71 di overall, anche lui, insomma, però molto molto forte a livello tecnico, passaggio lungo, passaggio corto, 81 e 82. Poi Laimer, sicuramente il titolarissimo di questa formazione lì davanti alla difesa, magari in un 4-3-3, lì proprio a fare muro, 85 di overall. Laimer veramente un giocatore devastante, guardate qua che statistiche perfette, equilibratissimo. Poi Hoel Idejo, esterno sinistro, olandese, che spero che corra. Esatto, lui potrebbe essere una buona soluzione, 21 anni, cresce assolutamente. Maitland Niles, ragazzi, che torna all'Arsenal dopo essere stato alla Roma, a quanto pare in versione di mediano, insomma un po' particolare questa cosa. Io Maitland Niles ho sempre visto come un esterno, non sicuramente come un mediano, però come vedete è un giocatore interessante. Poi Dwight McNeil, 25 anni, esterno sinistro, 83 di overall, 40 milioni di valore. Bah, ragazzi, troppo alti questi valori per questi giocatori, secondo me non se lo merita assolutamente, e non è assolutamente un esterno questo ragazzo. Poi Thomas Partey, oh beh, Laimer e Partey, direi un 4-2 a centrocampo, perché non è che abbiamo troppe soluzioni, però Thomas Partey e Laimer secondo me potrebbero essere veramente una buonissima coppia di centrocampo, soprattutto a livello difensivo, anche con Laimer che può spingere un po' di più, o Partey, insomma, a seconda dell'azione. Poi James Olayinka, 68 di overall, 24 anni, buone statistiche ma poco overall. Nicolas Pepe è ancora qui all'Arsenal con 29 anni ormai, veramente un vecchietto. L'accelerazione e la velocità scatto rimangono sempre quelle, anche una buona agilità, però secondo me, insomma, sì, un 4-2-3-1 ci può stare in effetti con Pepe a sinistra, e adesso dobbiamo capire chi metterci lì a destra, bisogna capire chi metterci lì a sinistra. Intanto Matthew Smith, un centrocampista centrale, 24 anni, 71 di overall, una faccia un po' particolare, un po' proprio inglese tipico. Poi abbiamo Xhaka, che secondo me non c'è assolutamente spazio per questo Granit Xhaka, 32 anni, come vedete molto molto lento, ormai la tecnica è sempre quella. O Odegaard, quindi direi assolutamente appurato il 4-2-3-1, assolutamente. Con due centrocampi abbiamo Partey e Laimer, a destra possiamo metterci Pepe, trequartista assolutamente Odegaard, 88 di overall, devo dire che le statistiche sono assolutamente dalla sua parte, un giocatore interessantissimo, però ragazzi bisogna capire comunque chi mettere a sinistra e davanti, ma ora lo spero che lo scopriremo. Infatti ragazzi, siamo qua in attacco e abbiamo sei giocatori molto interessanti, come i primi due tra l'altro che vediamo qui ragazzi, un Andrea Belotti e un Domenico Berardi, incredibile, due italiani a 30 e 31 anni all'Arsenal nel 2025, e chi l'avrebbe mai detto ragazzi. Belotti tra l'altro ha ancora delle statistiche interessanti, potrebbe essere addirittura la punta di diamante di questa formazione. Berardi a destra potrebbe rubare assolutamente il posto di Pepe, direi proprio di sì, diciamo un po' di italianità. E poi Raul Jimenez invece secondo me può prendere il posto di Belotti, direi proprio di sì ragazzi, perché comunque Jimenez sappiamo la qualità che ha questo giocatore. Poi abbiamo
Toyris John Jules, 24 anni, molto veloce, pensavo un po' di più, però ragazzi non vedo ancora un'ala sinistra. Abbiamo McLaren, no, credo che neanche lui possa essere il titolare di questa formazione, anche se in realtà è quello con le statistiche dal punto di vista fisico più complete tra tutti quelli che abbiamo visto. E poi Reyes Nelson, lui alla destra, è vero che comunque è destro di piede, però secondo me lui possiamo spostarlo a sinistra in modo da farlo rientrare per calciare e Berardi a destra per farlo rientrare e calciare, quindi potrebbe essere questo il modo di giocare di questo Arsenal. C'è da dire che ragazzi siamo arrivati alla fine, però questo Arsenal a me mi ha proprio deluso, non arriva sicuramente alla sufficienza, diciamo che ha da malapena i giocatori per fare la squadra titolare, quindi male malino assolutamente questo Arsenal. Quindi ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video, spero che l'abbiate trovato interessante, commentate con che voto dareste a questo Arsenal, però diciamo così freccia rossa, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanella e ci sentiamo al prossimo video, ciao ragazzi!